07 hanno fatto. Poi guarda, segna, segna, guarda quanto te segna. Il K2 è arrivato il rosso. Guarda. Guarda, fa ancora. Al rosso era arrivato. Guarda. Vuoi parlare con noi? Abbiamo capito che sei qui con noi. Cosa vuoi comunicarci? Ma quella musica che sentivo era stranissima. Comunica con noi. Ma arriva il rosso, arriva il rosso. Se sei così forte che sei in grado di poter interagire con questo strumento, per favore, fai un forte rumore. Oh, 15, 19 e mezzo. No. 5 e 7 adesso, fisso. Percepisco la tua presenza sulla mia pelle. 14 e 3. 29 e 4. 39 e 8. Mi ascolti? Che? Gira qua. Sei qui? 23 e 7. 18 e 8. Che è? 19. 25.1. 4.2. Mi sto sperando? Che dire? C'è la rovi fortissima. Questo mi sta toccando le gambe? Allora, calmiamoci e cerchiamo di fare le domande con calma. Sì. Tempo ragazzi, 15 secondi di una domanda. Come ti chiami? Il tuo nome, per favore. Sei un uomo? È più di un'entità. Quanti ne siete? Aspetta un attimo. Volete farci del male? Siete buoni? Adesso si è calmato tutto. Calma piatta. Dopo che ho detto volete farci il male e sparire tutto. Cazzo. Eccola di me. Muoviti, morditi io per me. Davide, ho sentito. Ma va bene. Cazzo. Mi posso avvicinare alle tue ossa? Se sei tu che stai comunicando con noi. Non è lui. Non è delle ossa. No. Cosa sta a dire? Tipo sono caduta. Ci giri intorno? Vuoi giocare con noi? Non credo. Ma faccio il bagno. 10 e 4 sto aumentando. Fai muovere questa, questa pianta che è qui davanti a me. No. No, ragazzi. Ma ora K2, il K2 è stato matto. Ma anche questo è stato matto. Basta, detto. Basta. Una donna. Ho sentito pure io, basta. Basta. Ok, allora basta. Ok, okay. Ce ne andiamo. Il fastidio. Ok, c'è stato il fondo. Sì, ma... Ha detto basta, andiamo ragazzi. 5 e 4. Ok. Scusa! Scusa se abbiamo disturbato il tuo riposo. Ma sta venendo i brividi dietro la schiena. Ragazzi, usciamo. Io ho lo spirit box che sta per terra. Mi pare che ho capito, grazie Luca. 18 e 9, come sono avvicinato qua.
Allora, ho tenuto Davide. E grazie Luca. 67,8. Ha fatto 67,8 per un attimo. Ok, un altro volta. Vabbè, ma ha detto basta, andiamo ragazzi. Ma comunque hanno detto che sarebbe ne ero sicuro al 1000 per 1000 che in questa chiesa stasera si sarebbe manifestato. Loro, ne ero sicuro. Sì. C'è paura, no? Attenzione che qui c'è il filo spinato, ragazzi. Sì, sì, attenzione, Un attimo. 55,5. No, ma tanto sto riprendendo tutto. Oh, cosa? Ancora. Cosa ancora? K2. Cioè, non, questa a me da qua non mi vuole far uscire. No, esci. Esci. Che figo che a me mi ha toccato, per questo sono inciampato. Guarda che roba. Guarda, io vado via. Resta qua e non seguirmi. No. Questo è il tuo posto. Mi sei matto? Esci. Voglio fare una cosa? Posto, ma. No, perché è vero. È vero, sì. Perché pensai che era una cazzata? No, è vero che ci credo su queste cose, è vero, non è che sono una cazzata. Però non ci credi per davvero. Un attimo. Ha toccato. Davide, da retta, ci ha detto basta, andiamo via da questo posto. Pasquale, continuiamo in un'altra zona. Dai, su. E poi voglio dire una cosa, pure la registrazione di Luca. Quelle voci, è vero che quel spirit box pia dalle frequenze radio, ma se c'è un'eventuale entità mescola per comunicare. Certo. Quindi, cioè, capito, se ma uno dice no, è la radio. Sì, è la radio, ma mescolare. La radio era lontana da questo mondo. Esatto, no, è quello che dice lui. Rimescola le parole per dire quello che vuole dire. Ma Davide, perché non Davide? Cioè, che fa con Davide? Perché è lui che gli faceva le domande. Lui rispondeva. E quell'altro gli rispondeva. Non so che era un uomo o una donna. Il primo nome o poi una donna? Un uomo e una donna. Che faceva questa donna? Faceva qualcosa? Ci ha detto di andare via e ci ha ringraziato quando mi ha detto che andavamo via. Ma perché è quella che sta qua? Grazie Luca. Ma comunque me la sento dietro, io c'ho qualcosa? No, ne ero certo, Luca, che questa sera qui in questo posto. Spero che rimani là dentro la chiesa, perché come ci hai detto di andare, noi siamo andati. Per favore. Ho fatto un quadratone grosso, vabbè, forse era Pasquale. Però un quadratone grosso da messa a fuoco. Per favore, non ci veni dietro. Controllate i meter, controllate il K2, controllate tutto, zero, perché. Zero. Invece quello del Pasquale sta a segnare. Ho visto. Ho lampeggiato un'altra volta. Io ti chiedo di non seguirci. Sentite qualcosa qua. Sì, pure io. Sì. Tipo uno strattone. Sì. Una persona. O tipo un vestito di una persona che si avventa. Bravissimo. Qua dietro, qua e sotto. Poi questo vento ogni tanto che è caldo, ogni tanto è freddo, c'è qualcosa di veramente strano, veramente veramente strano. Forse una delle investigazioni più interessanti. Proseguiamo? Sì. No, aspetta. Luca, perché mi scatta qua? Perché è spenta forse? Pendaggio, come facciamo a pendaggio? Ma non è che state andando, scusatemi. Non c'è qualcos'altro? Proviamo, dai. No! Ma no, guarda, c'è un pezzo. Lo sapete che sono amnesia. Questo va giù la collina, ragazzi. No, io sono amnesia. L'hanno chiamato? Ha detto così. Ha detto scusate, ma hanno chiamato in così. Ma c'è qualcosa? Per il lato sbaglio? Sì. Lo vedi? Sì. Ma per il lato il cappatore su. Ok, forse l'ho preso dalla finestra. Chi era? È un'entità. Un abitante della casa. Comunque qualsiasi una persona morta lì. Ragazzi, che ci stanno seguendo giù la chiesa qualcuno. No. Dicevo, proviamo a salire verso la torre? Uh-huh. Perché? Perché tanto. Ho detto manca mezzo paese lungo, ma guarda, no, tanti roba? Sono inagibili, eh. Certo. No, per una roba? Per una roba? Anche perché, signori e signori, io da là ho visto qualcosa. Per questo che c'è sulla telecamera, ma da là dove siamo venuti? Da che era giorno si è cominciato a sentire. Là ho visto veramente a modo qualcosa, non so cosa, ma c'era qualcosa che si muove.
aspetta. Dove? Un po' più avanti, un po' più avanti. No. Lì. Sul muro, Luca? Sì. Cazzo, mi sento chiamare un'altra volta. C'è te, il nome tuo? Ma da dove? Dalla chiesa. Ma che vuole questo a te? Vuole comunicare, vuole cercare di comunicare. Essendo che lui è, sì, è una specie di canalizzatore, è l'unico che... Sì, ma di qua. Guarda Davide, che... guarda di nuovo, ti ricordi quella volta? Quale volta? Nella casa di Signor Cimitero. E comunque la nebbiolina sta venendo pure qua alla casa? Ok, il raggio di luce. 7-1, qui vicino a Pasquale un attimo fa, registrato. Perfetto. Adesso uno più. La vedi la nebbiolina là? Che sta venendo verso la casa? No, no, l'angolo là. Da me in questo momento. No, a parte il fumo, lo aspetto. No. Forse c'è qualcosa che ci voleva. Essere, sì, però prima ho detto basta. Dove Luca? Forse un'altra entità. Una nebbiolina che veniva da quell'angolo là della casa e veniva oltre da sinistra verso destra. Ragazzi, verso la casa. Posso avanzare un'ipotesi? Prego. Potrebbe essere che l'entità, essendo che c'è un ossario e quindi questo ci sono più entità, può darsi che c'è un'entità che non vuole che qualche altra entità comunica con noi e per questo ha detto basta, mentre c'è altre entità che vogliono comunicare. Però aspetta, l'entità buona ha detto basta. Esatto. Era quella buona di basta? Li teneva dentro, mi dava fastidio a me. Per il contrario prima non mi faceva muovere da terra. Sai aspetta perché? Un attimo, sì. Ti sentivi girare la testa, mancanza di forze? Sì, perché stava prendendo okay. Energia. Ok, guardalo lì, signore. Lì, proprio lì, dove sto inquadrato io. Proprio. Guarda il K2, guarda il K2. Il quadrato, no. Lì. Ed era basso, era una persona. Rosso. Era basso. Oh, è andato via. Come l'abbiamo sgamato, è andato via. No, sì, ha inquadrato il quadrato tra Davide e Pasquale. Ecco perché ti dicevo, vogliono stare, vogliono parlare. Ecco, lo sta continuando? Bello. Vai da me, adesso pure qua. Sei qui in mezzo a noi. Ti sta toccando, senti che ti tocca? No, c'è tanto non è passato. Adesso pure qua. Cioè, potrebbe essere un'entità che praticamente rifà Luca, attento. Rifà il percorso del paese, capito? Se sei qui passa in mezzo a noi di nuovo. Ma che è questo? No, così sembra che una marionetta che gli vuoi fa quello che no, dice per lui. Non capire se è ancora quello che dici qui. Te, vuoi dire. Ok. Ma è stato un passaggio. È stato un attimo. Io credo che qui sia stato un passaggio comunque delle persone, quindi l'entità rifà la stessa strada anche nel... andavano lì giù. Di cosa stiamo parlando? Se... L'entità. Dei spiriti comunque dei paesani comunque credo che proprio dall'origine di quando è stato costruito il castello c'è sempre stata la chiesa lì. Però quindi, se sono state fatte le messe nere ci possono essere entità richiamate, hanno aperto dei portali, hanno fatto qualcosa perché molte persone raccontano di aver visto delle persone incappucciate, cioè di fare delle messe nere. Sì, o persone che erano già andate in pace possono essere state richiamate di nuovo tramite dei rituali. Ripeto, che non è giusto. Noi siamo qui, lo sapete che siamo in una crogeria, diciamo? Già. Siamo in una Y. In una Y, esatto, in un incrocio. Nella via di passaggio. Andiamo di in su, dai. No, dove? Non so. Saliamo verso. Dove eravamo prima? Dove eravamo prima? No, ma che c'è? Verso la torre. Tu sei dietro a noi. Tu stai tranquillo. Ma le nebbioline che c'è là dentro. Guarda, guarda le nebbioline. Sì, infatti la sto vedendo. Guardate. E non c'è umidità? No, per niente. Che c'era? Dobbiamo stare attenti, che quello che sembra di lui. Che c'era? Ah, qui è dove abbiamo trovato prima. Attenzione al cerchio, ragazzi. No, ragazzi, c'è uno scorpione, questo lo braghiamo. No, non lo... Come non lo? Non lo ammazzare io. No, ammazza, fotografa. Ah, no, io non uccido. Quale cerchio? No, manco io. No? Chissà se lo vedo da qua. Guarda sto corso. No, è distante. Questo corso che cavolo sta a fare, è impazzito. 7 e 5.
7,5. Che è successo? Eccola. Vogliamo fare una sezione 3-3? Vogliamo fare una sezione qui? No. Perché no? Perché se la dobbiamo fare su ogni abitazione, su ogni casa non finiamo più. Perché il volti dietro questa qua. Già. Ok. Noi usciamo. Tu resta qui. Non farmi male. Ma se for... chi ha detto non farmi male? No, io. Al posto qua. Ti sei sentito qualcosa di strano perché? No, però lui posso dire, no? Cioè. Risponde, no. Se vuoi all'uscio della porta puoi far quale? Oh, c'era un orb. C'è? Sì. Un orb praticamente. Vuoi riaccendo un attimo il quello luminoso. Un secondo? Aspetta. Spengete un po' tutte le luci. Vai, no. Io già lo spingo. No, io non lo spingo. Vabbè, fammi come pare, no. No, ha detto lei. Ah. 4,9. 4,5. 62! Sei sempre tu che prima ci hai detto basta? Non è quella di prima. Giusto, si sta un po' illuminando ogni tanto, però proprio in maniera... Era arrivato a 62,40. Uno strillo proprio di una donna. Sì, però questa è la donna di prima. No, non può. Sei stata uccisa? Sì. Eh? Sì, ha detto. Chi è stato? Hai avuto giustizia? Il padre. Ho capito male? È stato punito chi ti ha fatto del male? No. Ecco, si è illuminato. La stessa donna di prima sento qua. Non è la stessa. Cosa possiamo fare per farti andare verso la luce? No, no, questa è intrappolata qui. C'è qualcosa che la trattiene. Un attimo, forse un rosario. Un rosario? Mi fa un rosario? No. Io non lo so, fa, chi lo sa dire, chi lo sa dire? Piano. Ci sta riempiendo di parolacce anche. Perché? Okay. Adesso ci ha detto Zozzi. No, l'ho sentito no. Ok, noi andiamo via. Grazie per aver collaborato con noi. Perché Zozzi ci ha detto no? Perché cerchiamo di attaccare. Quanti ne siete? Due. Tre, io ho capito. Tre. Io ho capito tre. Cosa ci fate qua dentro? Da quanto tempo sei qui? Sì. 60. Ma qui è stato abbandonato negli anni 50. Che c'entra? C'era vita anche prima. Che stai quel suono? Oh, mamma mia! Che? Guarda, 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 guarda. Sì, sì, anche il mio ha sbrillato fortissimo. Oh, 30. Wow. Visto? Oh, guarda quello suo, guarda quello suo, adesso, adesso. Il suo? Non è la sigla, sì, sì. Dai, no, no. Eh? Dai, ha detto. Dai. Dai, dai. Dai cosa? No. Vuoi che andiamo via?